Abbiamo tempo per un po' di domande dal pubblico? Venite qua, così si sente, riusciamo a registrare. No, ma sì, ma la mia più che una domanda era solamente una cosa che so, era più un dato che volevo sapere se aveva un fondamento o meno, ecco, da parte sua. No, perché a un certo punto sento parlare delle retribuzioni nel settore dei servizi, ok? Che però non è la stessa cosa del costo dei servizi, molto probabilmente, perché io, cioè, da quello che sapevo io, però non lo so, avendo una conferma, mentre negli ultimi 20 anni, in particolare in Italia, non so nel resto del mondo, ma il costo dei beni di consumo sono praticamente rimasti stabili, se non anche diminuiti, no? Cioè televisori, qualsiasi altra cosa, e il costo dei servizi, quindi non so, per esempio nel caso italiano poniamo, non so, le autostrade piuttosto che le bollette, tutte queste cose qui, invece sono incrementate, cioè il rapporto, no? E volevo chiedere questa cosa qui, se non ha l'effetto di rendere il sistema nel complesso meno efficiente. Raccogliamo un'altra domanda? Sì, prego. Mi ha già accennato prima al discorso dei blocchi sociali. Interessante questa situazione italiana, che però è vista in modo abbastanza complessivo e omogeneo. Quello che viene fuori anche di rilevante anche nelle ultime votazioni è la contrapposizione fra una specie di spaccatura, una specie di linea gotica che separa il nord Toscana da quello che è il sud, fino però alle Marche, eccetera, che evidentemente mostra appunto una articolazione diversa di questa specificità italiana, che comunque ha questi caratteri complessivi, però evidentemente si specifica in termini diversi. Volevo capire cosa ne pensate. In Italia le grosse aziende non ci sono più, perché sono state queste tutte vendute, giusto? Politica che è stata fatta era di ridurre comunque l'accesso al credito delle piccole e farle sparire dal mercato, cioè quindi non abbiamo né l'uno né l'altro. L'euro ha colpito soprattutto le famiglie, quindi i lavoratori dipendenti che sono rimasti al reddito fisso o comunque anche svalutato hanno perso molto potere d'acquisto e ha avvantaggiato i grandi, diciamo, quelli più ricchi, no? Quindi dove il consumo effettivamente non c'è. Come si pensa di poter far crescere un paese in queste condizioni, con questi criteri stabiliti? Perché dal 96 ci sono state tutte le grandi privatizzazioni e la maggior parte delle nostre aziende grandi sono state vendute all'estero, non ci sono neanche le aziende dei servizi, Enel, eccetera, eccetera. Domanda sull'ultima parte, sulla produttività. Gli economisti mainstream, io non faccio parte di questa schiera, però sostengono e modellizzano in continuazione la produttività come qualcosa di esogeno, che non dipende da nulla che succede, diciamo, inspiegabile all'interno della teoria economica. Sono degli shock. Il declino della produttività italiano, la stagnazione anzi della produttività italiana, spesso viene usato come controargomento per dire l'euro non ha responsabilità, le liberalizzazioni non hanno responsabilità, è un problema di classe imprenditoriale che non sa fare innovazioni, perché si dice da lì viene fuori. Invece in questa relazione è venuto fuori che anche le innovazioni vengono fuori proprio dal rapporto
all'interno delle imprese tra lavoratori e diciamo manager di impresa, non so come chiamarli, insomma comunque è una cosa che avviene proprio che quindi la precarizzazione del lavoro è responsabile del declino della produttività. Una cosa che non si è toccata, allora innanzitutto la prima domanda è cosa rispondiamo agli economisti mainstream che sostengono che la produttività sostanzialmente non dipende da questi fattori che abbiamo analizzato. Seconda cosa, anzi altre due, uno il ruolo della scuola. Contemporaneamente in questi anni sono stati fatti dei tentativi di riformare la scuola proprio per creare questa relazione tra istruzione e mondo del lavoro. Che risultati abbiamo avuto? Siamo in grado di dare un giudizio su questa cosa? E l'altra cosa me la sono dimenticata, quindi vabbè, direi che c'è abbastanza, sì, casomai se mi torni in mente quella. Facciamo magari un secondo giro dopo, cominciamo a lasciare. Magari facciamo un secondo giro, come vuole lei, come preferisce. Non aspettatevi risposte alla bocca della verità. Fenomeni che dibattiti. Cosa rispondiamo è sostanzialmente questo, cioè quello che è nel retro di questa presentazione sono teorie economiche e teorie, sostanzialmente i modelli, non dimentico in particolar modo i modelli careschiani e post-careschiani. Questi modelli non trovano, non hanno più, diciamo che sono scomparsi, se cercate di pubblicare un paper su dei giornali mainstream di quelli che poi contano per le varie valutazioni, non ce la fate. Non lo posso permettere io in qualche modo di utilizzarli perché sono un professore di sociologia, ho un PhD in scienza politica. Perché sono interessanti? Perché stabiliscono una connessione tra domanda aggregata e offerta aggregata. La domanda aggregata è importante in questi modelli, non soltanto nel breve periodo, come lo è anche nei modelli mainstream di New Keynesianism, di nuovo Keynesianism, ma la domanda aggregata ha effetti di lungo periodo, ha effetti sull'offerta aggregata, perché modifica la produttività, perché modifica gli investimenti. Secondo me, pensare a come funziona l'economia in rapporto alla società senza tener conto di questi effetti di lungo periodo della domanda aggregata significa perdersi un sacco di cose. Poi il problema degli economisti, effettivamente l'ultima generazione di modelli che io seguo molto da lontano, perché francamente non è che mi interessino tantissimo, reintroducono questi elementi. Il ruolo per esempio della diseguaglianza, dunque la domanda aggregata, ho visto dei paper recentemente. Stiglitz scrive libri in cui dice che è la diseguaglianza, lo spostamento del reddito dal lavoro al capitale è responsabile della stagnazione. Larry Summers, che ha tirato fuori questa questione della stagnazione secolare, non dice mica cose completamente differenti rispetto a quelle che dicono gli eterodossi. Ho fatto riferimento qui. Va bene sulla produttività? Sì, c'è anche la cosa della scuola. Cosa della scuola? Guardi, cioè, credo che sappiamo poche cose su che cosa bisognerebbe fare per generare crescita. Una delle cose che sappiamo è che bisogna investire in capitale umano. Quindi politiche economiche che riducono gli investimenti nella scuola non sono completamente. Comunque le si guarda, diciamo, completamente.
In Italia c'è un problema più particolare. Se è vero quello che vi ho detto sulla formazione e la produzione delle competenze del sistema produttivo italiano, la scuola è importante, però ricordiamoci che la scuola genera delle competenze generali, mentre sono altrettanto importanti le competenze specifiche. Cioè, il modello dei ristretti che abbiamo celebrato fino a più o meno nel 1995 era sostanzialmente di quel tipo là, era basato sulla creazione di rapporti di fiducia che permettevano di supplire alla mancanza di dimensioni di scala adeguate, rapporti di fiducia che permettevano, e ve lo dice uno che deve arredare il proprio ufficio a Colonia, quindi compara l'industria immobiliera italiana con quella tedesca, permettevano agli artigiani o anche alle piccole imprese tedesche e italiane di raggiungere livelli di qualità che non sono neanche comparabili con altri. Quindi scuola è molto importante, altrettanto importante è il sistema di formazione e trasmissione delle competenze, in cui l'Italia aveva trovato un suo modello che veniva anche celebrato. Io ricordo che nel 92 Bill Clinton, appena eletto alla presidenza degli Stati Uniti, proponeva il modello italiano dei distretti come modello di politica economica per gli Stati Uniti. Quindi scuola è importante, trasmissione delle competenze on the job, creando le condizioni adeguate o in maniera alternativa attraverso la formazione professionale. Questa spaccatura fra nord e sud, lei vuole un giudizio sulle elezioni? Quello che sta succedendo in Italia ma anche altrove è che c'è una fondamentale differenza fra il sistema politico e il sistema economico. Nel sistema politico, in un sistema politico democratico, con tutti i suoi limiti, si fa astrazione da altre fonti di potere sociale. Una testa, un voto, indipendentemente dal reddito che è associato alla testa. Quindi bisogna, in un sistema politico, convincere la maggioranza. In un sistema economico i voti non si contano, ma si pesano. Quindi c'è una differenza fondamentale. In un paese come l'Italia, in cui c'è stata una stagnazione che dura da 20 anni, in cui, a quello che dicono le statistiche, le diseguaglianze non sono aumentate, ma sono rimaste molto, molto elevate, a un certo punto la maggioranza, si può dire, si incazza. No? Si può. L'unica cosa sorprendente è che questa cosa succeda tanto ritardo e in forme sostanzialmente, anzi del tutto pacifiche, e quindi l'Italia consuma un leader dopo l'altro. Tutti questi leader hanno una caratteristica, arrivano a presentarsi come nuovi, anche Renzi era sostanzialmente un leader populista, un leader che diceva: io sono nuovo, fidatevi di me, mi libererò di tutti questi arsenali della vecchia politica e della rottamazione. È chiaro, se i parametri di riferimento dell'azione di politica economica non cambiano, quel leader si esaurisce a quanto c'è voluto, c'è voluto anche troppo. Comunque si è esaurito, adesso ce ne sono altri che si presentano come nuovi, se non cambiano i parametri si esauriranno anche quelli. Quindi lei vuole sapere perché al sud vince il Movimento 5 Stelle mentre al nord vince la Lega. Allora, io non credo che sia dovuto al fatto che il Sud è arretrato e assistenzialista. Anche perché a questo punto potremmo dire che il Nord è razzista, non si stupidaggine. Beh, innanzitutto al Sud la Lega, che l'altro partito antisistema, non può attecchire. Cioè, anche con la memoria corta del votante medio, questi si ricordano Salvini che faceva i cori su una qualità di Nicole Rose. Cioè, io sono pugliese, quindi non c'è l'alternativa.
sono normalmente votati da persone di bassa scolarizzazione, mentre i partiti con alta scolarizzazione votano i partiti mainstream, che sono sostanzialmente i partiti della sinistra, sinistra liberale, sinistra terza via. 5 Stelle sono peculiarità, per i 5 Stelle votano in maggioranza relativa persone con la laurea. Quindi fa parte di questo fenomeno di ricerca del luogo nuovo che può cambiare la situazione. Ne abbiamo cambiati tanti, cioè prima Berlusconi, poi Renzi, adesso non si sa. Il fenomeno è comune, ricerca della novità, i parametri sono fissati altrove. Il Presidente del Consiglio disse molto giustamente, io non mi preoccupo, credo che l'ho visto in un'intervista con la stampa tedesca, non mi preoccupa molto quello che potrebbe succedere, perché comunque la politica italiana ha il pilota automatico. I parametri sono ben fissati, se non cambiano cercheremo altri elementi nuovi. Fino a quando l'entropia del sistema raggiunge la soglia critica e esplode. Sì, allora, avevamo visto prima che il modello fordista andava in crisi col vincolo dell'inflazione, no? Però in un'epoca storica in cui l'inflazione era molto sensibile alle variazioni del prezzo del petrolio e una tecnologia dell'epoca appunto che non consentiva una capacità produttiva così elevata come lo sarebbe oggi. Una situazione invece odierna in cui abbiamo visto che il prezzo, l'inflazione non dipende così tanto dal prezzo del petrolio e con una capacità produttiva potenziale enormemente superiore, almeno per quanto si prospetta dalle nuove tecnologie in arrivo, eccetera, rivedere eventualmente la situazione del vincolo dell'inflazione sul modello fordista a una situazione odierna, se potrebbe essere riproposto in qualche modo. Io volevo fare una domanda che riguarda un po' anche l'impatto delle nuove tecnologie in questi modelli di produzione, cioè se prima il lavoro veniva controllato soprattutto attraverso l'orario di lavoro, cioè quindi utilizzando quello come uno strumento appunto fondamentale, oggi è forse più attraverso la precarietà, quindi la precarizzazione del lavoro, che si riesce a controllare i lavoratori, sebbene poi l'elemento dell'orario di lavoro sia sempre presente come strumento, come elemento di controllo. Tant'è che una delle posizioni che qui accennavo prima, magari in maniera fra le righe, contraria alla riduzione dell'orario di lavoro, era appunto il fatto di perdita di quelle competenze intrinseche del lavoratore, cioè che non riusciva a sviluppare tutta una serie di conoscenze del modello, cioè del modello produttivo, delle conoscenze necessarie al un aumento di efficienza del sistema produttivo all'interno dei vari settori. E quindi una riduzione appunto andava a ridurre questo, a ridurre l'efficienza, a ridurre la produttività, e quindi comportava maggiori costi, mentre invece questo poi è stato tradotto paradossalmente dalle stesse persone che portavano avanti questi concetti, si è tradotto in un aumento di precarietà, che comunque ha lo stesso effetto perché c'è una riduzione dell'arco temporale nel quale si lavora. E parallelamente, quindi, se da un lato la precarietà è, diciamo, controtendenza rispetto a questa tesi, ed è diventato un elemento di controllo capace anche di far perdere potere, diciamo, al sindacato, quindi ai lavoratori organizzati, che come abbiamo visto ha un impatto anche sulla produttività, quale può essere, mi chiedo se oggi
quale può essere lo strumento per cercare di creare un maggior impatto da parte dei lavoratori, appunto, in grado di che poi appunto avrebbero anche secondo questi modelli un impatto positivo sul sistema economico. E in questo senso faccio anche una domanda specifica riguardo al reddito di base, non inteso come 5 Stelle, intendo quello reddito di base incondizionato, se può essere uno strumento in grado di agevolare questo processo. Lei mi sembra prima mettendo in evidenza le cause principali della crisi nel modello fordista, ha evidenziato appunto la liberalizzazione del movimento dei capitali. Quindi mi chiedevo se vede come fattibile, diciamo, l'introduzione di mezzi di riduzione di questa liberalizzazione, quali possono essere. Aggiungo magari. Volevo chiedere una domanda sulla questione euro. Negli anni prima della crisi si è registrato un crescente deficit delle partite correnti anche a causa di un differenziale di inflazione fra Italia e Germania, cioè l'Italia, avendo un tasso di inflazione più alto di quello tedesco, i suoi prezzi crescevano più velocemente di quello tedesco, quindi perdeva competitività. Ora l'austerità, tra le conseguenze, diciamo, non dichiarate, ha avuto anche quello di abbattere questo deficit riducendo la domanda interna. Quindi questa è una conseguenza negativa, come abbiamo detto, sulla produttività. Quindi vorrei chiedere, insomma, come rilanciare l'industria italiana, la produttività all'interno di un sistema economico in cui gli aumenti di domanda interna in questo momento, dato il tasso di cambio reale Italia e Germania, indurrebbero un maggiore consumo di prodotti stranieri, quindi un deficit delle partite correnti. Dai, assolutamente mi aggancio a quello che avevo fatto prima, no? Perché era legato alla liberalizzazione dei servizi, perché quello che è successo con la liberalizzazione dei servizi alla fine non è stato sostanzialmente un aumento incontrollato del costo dei servizi, almeno per quanto riguarda l'Italia, perché non sono sicuro di questa cosa, ma da quello che ho capito, mentre negli ultimi vent'anni stabili, i costi sono anche diminuiti, i servizi sono aumentati tantissimo dopo la liberalizzazione. Questo, cioè, non ha creato degli effetti di sistema. Allora, prima domanda sostanzialmente. Siamo nella speculazione, secondo me no. Cioè, l'inflazione diventa un problema, innanzitutto non è un problema. Il problema è ancora quello di portare il tasso di inflazione all'obiettivo della banca centrale, che è il 2%, siamo ancora lontani da questo. L'inflazione diventa un problema nel momento in cui le imprese si avvicinano alla piena capacità produttiva e il mercato si avvicina. Sembra che siamo molto lontani da questo, quindi non mi preoccuperei particolarmente di delle conseguenze inflazionistiche in questo momento. Le conseguenze inflazionistiche potrebbero esserci se ci fosse una svalutazione, ma deve essere una valutazione veramente enorme del tasso di cambio, che si potrebbe verificare se si dovesse rimborsare un debito in euro, stando euro con una valuta più debole. Sono ipotesi molto estreme. In questo momento il problema non mi sembra affatto di fare attenzione a che l'inflazione non rialzi la testa. L'iperinflazione di Weimar è spiegata da questo, dal fatto che si erano imposte delle riparazioni alla Germania e la Germania, invece di utilizzare le sue riserve,
oltretutto che si erano imposte delle riparazioni alla Germania impedendole di esportare, c'era un doppio cappio, e allora la Germania cercava di pagare queste riparazioni stampando moneta. A un certo punto quello genera il forcello di carta straccia e non siamo in quella situazione. Impatto delle nuove tecnologie e precarizzazione. Lei mi ha fatto un'altra domanda, mi ha fatto una domanda sulla precarietà, sul reddito di base, qual è la dotazione? Quello precedente chi è? Allora, l'impatto delle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie permettono di fare una cosa che prima era molto difficile fare. Cioè, perché esiste il contratto di lavoro a tempo indeterminato? Esiste il contratto di lavoro a tempo indeterminato perché sostanzialmente l'imprenditore, nel momento in cui assume il lavoro, non sa esattamente cosa il lavoratore dovrebbe fare. Quindi gli dice: compro il tuo tempo e la tua disponibilità a essere subordinato gerarchicamente. Se fosse possibile monitorare perfettamente la qualità e la quantità della prestazione di lavoro, non ci sarebbe bisogno mica del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciascuno sarebbe imprenditore. Infatti c'è un problema in economia a spiegare perché esistono le imprese. Potrebbero esserci dei rapporti spot in cui io vendo, io giro la mia prestazione di lavoro e la controparte sa esattamente, sa controllare i parametri di qualità e di quantità che corrispondono alla prestazione. Nuove tecnologie permettono in alcuni campi di fare esattamente questo. So esattamente che cosa il lavoratore deve fare, come lo deve fare e quindi posso, invece di dargli un contratto a tempo indeterminato, posso dargli l'equivalente di un contratto spot. Quindi, elemento di precarizzazione. In alcuni settori, in altri settori, se io devo assumere, un posto, non lo posso, parlo di me, la mia esperienza, non posso dire tu devi fare questo, devi fare 15 regressioni con queste caratteristiche, devi cercare questi dati. Ho bisogno di una persona che si senta investita personalmente, si senta investita personalmente, che sia disposta a investirsi. Quindi in alcuni settori come tecnologie sono più organizzazioni, in altri settori no, è necessario costituire un rapporto di lavoro fiduciario con un'intensificazione dei rapporti di fiducia. Il problema è cercare. Il problema è fare in modo che l'economia, certo i settori a bassa produttività esistono, devono esistere, ma dobbiamo anche esserci altri settori a basso produttività con caratteristiche differenti. Reddito di base, che era l'altra parte della domanda, non ho studiato la questione, quindi la mia risposta è una risposta a lungo di naso. Istintivamente non mi piace. Preferisco il lavoro piuttosto che il reddito. Ha un problema politico enorme in questa tecnologia. C'è un reddito, di base a chi lo diamo? Lo diamo a tutti o lo diamo ai cittadini? Se lo diamo ai cittadini, cadiamo a piedi giunti nel welfare sciovinista. Cioè il welfare che fa la distinzione fra cittadini e stranieri. Se non lo diamo ai cittadini, lo diamo a tutti, creiamo un magnete enorme per complicarci ulteriormente la vita dal punto di vista dell'integrazione e della tolleranza politica dell'immigrazione. Io penso invece che una soluzione debba essere cercata altrove. Vuole replicare? No. Qualcuno vuole replicare su questo? No, visto che qua penso che ci sia un nutrito gruppo di, diciamo così, eterodossi o filo eterodossi, intendo dal punto di vista economico, penso che molti di voi sapranno che una delle proposte maggiormente spinte, cioè comunque che sono in ambito eterodosso, è quello di fornire quello che viene definito lavoro minimo o lavoro garantito. Cioè, invece di dare
una retribuzione, ok, non a fronte di una prestazione d'opera, fornire una retribuzione a fronte di una prestazione d'opera, quindi lavoro, ok, a vantaggio, adesso a seconda di quello che si dice, nella Costituzione italiana si dice articolo 4, diritto al lavoro per tutti i cittadini, nel senso che la Costituzione italiana prevede che alcuni diritti siano specifici per i cittadini. Questo non vorrei che poi si crei questa cosa che adesso lei ha detto adesso, cioè che è una disparità, su questo si può discutere, però sicuramente ha più senso, cioè almeno ha tutta una serie di funzioni questa cosa, perché questo permette di stabilire le condizioni reali minime di lavoro, no? Cioè nel senso, se il settore pubblico dice, per fare un esempio, allora io garantisco a tutti i cittadini un lavoro retribuito, che ne so, con l'equivalente di 8 euro l'ora netti per o 25 ore di lavoro settimanale, chiaramente questo setta uno standard a cui dopo tutto il settore privato deve parametrarsi, ok? Quindi andiamo oltre a stabilire un salario minimo, cioè stiamo andando veramente a stabilire le condizioni reali di lavoro, cioè, scusi, visto che la mia cosa era semplicemente questa, cioè che forse ha più senso fornire un lavoro piuttosto che fornire semplicemente un reddito. Questo, certo, ma anche questo è un investimento. E poi chiaramente a questo, che viene definito, alcuni economisti lo chiamano lavoro di ultima istanza, ci può essere anche il lavoro di prima istanza, cioè il settore pubblico che assume direttamente per concorso, e questo è un altro binario, ma certo uno non esclude l'altro. Quando la gente parla del reddito di cittadinanza senza stare a specificare cos'è esattamente, anch'io ho poco chiaro esattamente le varie forme. Le prime pensieri che fanno banalmente sono sì, però cosa torniamo a dare gli stipendi a milioni di forestali, cioè banalità alla fine è questa, no? La gente si chiede, questa gente ha un reddito ma senza fare nulla che serva al paese. Alla fine la prima opzione istintiva è quella, ma perché non cominciamo a investire, a fare investimenti pubblici mirati in settori che servono, tipo territorio, tipo infrastrutture che non abbiamo, eccetera, 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 al posto del reddito di cittadinanza. Ma questa è solo un'osservazione su un tema che secondo me è vecchiarissimo. Allora, io me lo sono approfondito ancora una volta. Sono osservazioni che non sono basate su uno studio approfondito della questione. Però la questione del reddito di cittadinanza è uno dei fondamenti del pensiero liberale. Se voi leggete Capitalismo e Democrazia di Milton Friedman, leggerete che bisogna creare una situazione di libero mercato dappertutto, non facendo neanche tanta attenzione ai rischi dei monopoli, eccetera, eccetera, perché comunque i fallimenti del mercato sono preferibili ai fallimenti dello Stato. Se si ha un problema, in inglese dice bleeding heart, cuore che sanguina, rispetto a persone che non ce la fanno, diamogli un reddito, reddito minimo nella forma di imposizione negativa, bassissimo, credo fosse $170 in tutto. Però invece di fargli pagare le tasse gli diamo dei soldi. Quindi è una posizione, ricordiamoci dove viene da Milton Friedman. Adesso io non ho fatto i conti, probabilmente non sarei neanche in grado di farli. Però la mia impressione è che per finanziare un reddito di base bisogna tagliare tutto il resto. O no? Bisogna tagliare tutto il resto e
questo ha anche dei problemi, perché se abbiamo un sistema di cui parlavamo prima, in cui le competenze professionali sono molto legate al settore e al posto di lavoro, noi abbiamo bisogno di lavoratori che, se dovesse esserci uno shock, perdono il lavoro, possano ritrovare un lavoro simile a quello che hanno, perché la cosa gli consente di riutilizzare le skill che hanno accumulato, non un sistema di ammortizzatori che ti costringe a prendere il primo lavoro che capita. Quello non solo è ingiusto, ma è anche inefficiente in questo sistema di trasmissione delle competenze, perché spreca l'accumulazione di competenze professionali che hanno richiesto anni di traiettoria professionale, anche gli investimenti da parte dell'impresa. Quindi abbiamo bisogno di un sistema di ammortizzatori sociali graduato, in cui perdi lavoro, hai a disposizione X mesi, possiamo discutere quanti mesi, per cercare in tranquillità un lavoro simile a quello che hai, o migliore, piuttosto che accettare la migliore terza offerta, credo che ci siamo tre tentativi, no? Se rifiuti il terzo, la migliore terza offerta. Devo rispondere anche a... c'è un altro... continuiamo il dibattito oppure rispondere alla seconda? Quindi andiamo avanti. Credo che però dobbiamo uscire dal pensiero un po' cinico. Noi abbiamo un mercato del lavoro che si è davvero... Ho fatto credo 40 anni di contrattazione e non ho avuto mai dubbi che il lavoro fosse agile. Era, come dire, forse è essenziale, forse è inevitabile. Però è accaduto qualcosa di nuovo. Le piattaforme e quel fenomeno che tu hai descritto molto bene, quello che mi dice, c'è un salto. Il lavoro a tempo è determinato per il datore di lavoro. No, oggi non è più così. E di fronte a una massa di disoccupati che cresce, e dove anche la tecnologia, non in modo meccanico, ma comunque la potenza di calcolo ci fa ridurre comunque gli occupati, avviene che una massa critica, un esercito di riserva, da quello di cui hai già parlato, che accetta qualsiasi cosa, e anche per gli effetti migratori, che oggi sono così presenti, io ho gente che accetta qualsiasi condizione lavorativa, magari anche con qualche proroga in alcuni casi, sono imprenditori di me stesso, che l'altro gioco. E allora, questo esercito di persone che agiscono sul mercato del lavoro, anche pur cosiddetto garantito, perché 30 magnifici anni, quali sono stati così magnifici, senza l'elemento della lotta di classe contro il trascinamento dell'innovazione tecnologica, tant'è che la loro risposta è stata questa, quella della destrutturazione del mercato del lavoro. C'è un vero e proprio odio di classe, non è solo esigenza tecnico-organizzativa quella che loro hanno applicato, è stata anche combattere il soggetto e destrutturarlo, perché hanno capito che la riorganizzazione passava da destrutturare completamente il soggetto che quell'innovazione aveva prodotto dentro al conflitto sociale e politico. Allora la domanda nasce, perché in parte noi stessi, quando abbiamo utilizzato la cassa integrazione in deroga, non era più finanziata da noi, era in qualche modo una fonte finanziata dalla fiscalità generale. La contraddizione era anche al nostro interno. Ogni tanto, come dire, la eliminiamo dalla nostra riflessione, perché anche a noi, insomma, in modo corporativo lì ci sfugge. E perché non dovrebbero avere sbagliato? Proprio per impedire che accetto qualsiasi tipo di lavoro, per fare il ragionamento che tu dici, parto da un livello alto sulla qualità del lavoro. Altrimenti la logica delle piattaforme è distruttiva. E allora in un mondo pieno, come dire, poi certo che c'è la contraddizione occidente, no? Per alcuni paesi del mondo cosa vuol dire? Ma per l'Occidente, dentro le grandi redistribuzioni, si può pensare invece, come dire, a questa forma? L'interrogativo per me rimane aperto, non è chiuso. Un tempo avrei avuto una risposta che era quella il lavoro. Oggi non.
voglio chiudere nelle case matte che oggi ho, che è sempre meno, che sono sempre meno, vuol dire quei luoghi ancora della grande produzione in cui mi organizzo. Ma se mi domando rispetto agli altri, come interrompere, come ristabilire un mondo di un lavoro non uguale, e poi la stessa cosa del dualismo nord-sud, questa cosa la attraversa. È chiaro che dentro bisogna di un piano del lavoro, che sia la stessa dei conti. Ma questa domanda nella fase dell'accumulazione, per tirare il territorio fuori, di come riaccumulo energia, di come riaccumulo forze, è una questione che io sento tutta. Qui non ho una risoluzione, ma sento che non posso eliminarla. Riregolamentazione del mercato del lavoro, soprattutto dal lato dei contratti temporanei. Bisogna eliminare o restringere in maniera radicale l'utilizzo del contratto temporaneo. Il contratto temporaneo deve tornare ad essere un'eccezione. Il contratto temporaneo, cioè il vero problema. Si è mantenuta la quasi totale liberalizzazione dei contratti temporanei. Se riproduciamo la riduzione di orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro va inserita nel contesto sistema. Cioè, se lei riduce l'orario di lavoro a parità di salario e non cambia di tanto, succede quello che diceva lui. Cioè, aumentano immediatamente con questo regime di tasso di cambio, aumentano immediatamente le importazioni, le esportazioni si riducono, perché le esportazioni italiane sono particolarmente sensibili al prezzo, ma le importazioni sono ancora più sensibili al reddito, quindi la bilancia di parte corrente va in deficit e riparte la metà all'interno dello spread, immediatamente. Capisci? In questa situazione può inventarsi tutto quello che vuole, ma non lo può fare. Di fatto non lo può fare. Se non allenta un po' i vincoli in cui l'economia italiana è avvolta. E allentare i vincoli è estremamente complesso. Se uno si mette a pensare. Come si fa? Come è possibile farlo? Allora, non è una cosa che si possa improvvisare, insomma, non ci si può svegliare oggi, per domani decido che faccio più parte di quello. È una soluzione estremamente complessa, però vede, queste soluzioni settoriali che ci sembrano avere un senso, se le si considera in un'ottica più ampia, diventa immediatamente delle in un'economia come quella fondamentale, la riduzione, quella che vi spiego prima, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, se c'è capacità produttiva che non è utilizzata, stimola l'economia, fa crescere l'economia, wage level, tirare le salate. Ma non esiste più quell'economia. Non esiste più perché è arrivato la regione, non esiste più, non perché ci sono stati redditi esogeni. Sono stati eventi politici che hanno fatto sì che quell'economia non esista più. Cioè io ricordo un articolo, che credo che gli economisti non ci sono più, un articolo vecchissimo, del 43, di Carezza. Un articolo del 1943, in cui non c'è neanche una formula, solo parole, in cui diceva: noi abbiamo gli strumenti tecnici per la piena occupazione, sappiamo come garantire. L'ostacolo è politico, perché l'imprenditore con la piena